La situazione della Val di Magra è una situazione di relativa tranquillità. Il prefetto Maria Luisa Inversini così sintetizza e conclude il vertice odierno con i sindaci della Val di Magra e i responsabili territoriali di polizia, carabinieri, guardia di finanza. Tra i reati che persistono significativamente indica lo spaccio al dettaglio di droga. Dai sindaci riceve comunque segnalazioni. Per Castelnuovo, ad esempio, l'ennesima occupazione abusiva da parte di un gruppo di nomadi. Santo Stefano Magra, con Paola Sisti, invece preoccupata da ben altro. Per quanto mi riguarda la sicurezza ambientale, ho insistito molto perché sto lavorando e ho lavorato molto con il corpo dei carabinieri forestali per alcune emergenze che abbiamo sul territorio. A Sarzana, dove il sindaco Cristina Ponzanelli ha ospitato il comitato per l'ordine e la sicurezza, quest'estate ha invece destato allarme la movida, risse, schiamazzi, danneggiamenti. È un fenomeno che è in fase di rientro e sicuramente a ciò hanno anche contribuito i tanti controlli e la presenza delle forze dell'ordine che c'è stata nella nostra città. Le esuberanze giovanili di quest'estate purtroppo diffuse in tutta Italia, l'ascito del lockdown durato mesi. Il prefetto ricorda che la repressione in questi casi risolve solo in parte. Prevenzione e contrasto devono partire dalle famiglie e dalle scuole. Con la pandemia poi crescita dei reati che si compiono tra le mura domestiche, truffe informatiche, e violenza di genere, e su questo la provincia spezzina tra le 20 scelte per una sperimentazione congiunta Polizia di Stato, FIP e Confcommercio. Formare il personale di bar e ristoranti alla violenza di genere, puntando a far emergere quegli abusi che non sempre sono denunciati dalle vittime. Potranno trovare nel bar che frequentano abitualmente, nel ristorante che frequentano abitualmente, un punto di riferimento e magari l'occasione per iniziare un percorso che li emancipi da questa violenza.